sarà lo dispoto bis a Margherita di Savoia. L'attuale primo cittadino del comune salinaro viene riconfermato sindaco al termine del primo turno delle elezioni amministrative. Un risultato schiacciante e mai in discussione da parte del candidato, che era sostenuto dalla lista Margherita Migliore 2.0. Battuta nettamente l'unica avversaria per la corsa a Palazzo di Città, Grazia Galiotta, alla guida invece della lista Forza Margherita. Al termine dei conteggi delle schede, nelle 13 sezioni cittadine, la lista di Lodisposto ha ottenuto 4.400 preferenze, affermandosi con quasi il 70% dei consensi. Visibilmente commosso il neoriconfermato primo cittadino di Margherita di Savoia, che ha voluto dedicare la vittoria elettorale al suo fratello scomparso. Ormai abbiamo superato il 50% abbondantemente e quindi abbiamo la certezza della mia rielezione. Sono felicissimo di questo risultato perché ci appaga per tutto quello che abbiamo proposto e programmato in questi anni, nonostante abbiamo avuto 2 anni di pandemia. Abbiamo in cantiere tantissime opere da realizzare, era possibile continuare, il popolo margheritano ci ha dato questa grandiosa possibilità di continuare, ovviamente noi prenderemo questi impegni così come li abbiamo assunti in campagna elettorale, li porteremo fino in fondo perché crediamo veramente in un cambiamento, nel senso di dare un cambiamento storico a una comunità che ha sofferto tantissimo, un problema di contrasto politico per tantissimi anni in questa comunità, oltre al contrasto imprenditoriale. Oggi riteniamo di avere la libertà di agire, la libertà di amministrare, la libertà di realizzare e quindi la libertà di agire nell'esclusivo interesse dei nostri concittadini che ci hanno premiato con questo fortissimo consenso e quindi non possiamo ovviamente tradirli per questo. Prima cosa che farà una volta tornato a casa al termine di questa lunga giornata? La prima cosa è che tornerà a casa e quello di salutare mia moglie, anche se la vedo ogni volta, però colgo l'occasione per dedicare questa mia elezione a mio fratello che è il primo anno che non... Il primo anno è stato il mio braccio forte in questi 40 anni, la sua mancanza l'ho sentita notevolmente. Forse mi sta sentendo, lo dico ugualmente grazie perché mi ha dato la forza di andare avanti anche pensandolo altrove, però penso che lui sia presente con noi e sta festeggiando insieme. Delusa per il risultato delle urne l'avversaria Grazia Galiotta, la sua lista incassa un totale di 1949 voti, pari a circa il 30% delle preferenze. La candidata sindaca ha voluto comunque ringraziare gli elettori che l'hanno sostenuta e promette un'opposizione seria e attenta nei confronti dell'amministrazione. Purtroppo Margherita di Savoia non è pronta al cambiamento e quindi nulla, continuerà il sistema lodispotiano, continuerà Lodispoto a governare. Noi possiamo solo ringraziare i nostri elettori, ma ringraziamo anche chi non ha voluto credere in noi. Speriamo che Margherita di Savoia possa migliorare. Confidiamo almeno in questo. Abbiamo solo creato un'alternativa, abbiamo fatto un referendum, abbiamo detto a Margherita di Savoia non c'è solo Lodispoto, c'è anche Forza Margherita con Grazia Galiotta. Margherita di Savoia ha risposto scegliendo Lodispoto. Ok, ne prendiamo atto e il nostro lavoro adesso sarà semplicemente di essere buoni consiglieri di opposizione. Quindi staremo lì, controlleremo e guarderemo l'operato di Lodispoto.